Ciao amici, ben ritrovati. Anche oggi con grande piacere torno a fare la nostra spesa a penne da Conad Luti. Oggi voglio acquistare un prodotto molto semplice che sono sicura stimolerà la creatività del nostro chef Antonio Di Giovacchino, della farina di mais. Eccola qui. Un prodotto rigorosamente del nostro territorio. Anche oggi la nostra spesa è molto semplice. A questo elemento andremo ad aggiungere la grande fantasia del nostro chef Antonio Di Giovacchino. Corriamo da lui. Eccoci amici di Chef in Cucina, anche oggi torniamo ad aprire le porte del ristorante Fontartana nella cucina del grande chef Antonio Di Giovacchino. Ciao, ciao Jennifer. Allora Antò, continua il nostro viaggio nella tradizione del maiale. Ecco, diciamo che questa settimana le nostre puntate avranno un tema, che è quello del maiale. Ma è okay. Giusto che sono delle puntate a tema, perché è freddo, perché i salumi, praticamente il maiale vuole il freddo, sì. E i salumi vogliono l'alta temperatura molto secca per stagionare, e in questo periodo il nostro corpo ha bisogno di molte calorie per riscaldarsi, e allora noi le riscaldiamo con il maiale. Io ricordo quando ero bambina i miei nonni facevano ancora il maiale in casa e quindi aspettavano proprio, sai, quel freddo tipico di gennaio, freddo che poi stiamo vivendo questa settimana dopo, diciamo, le nostre vacanze natalizie quasi estive, perché è stato veramente un clima fuori dalla normalità. Finalmente il freddo è arrivato, freddo secco, e noi ce lo vogliamo vivere. E allora noi proponiamo queste ricette qua. Allora io oggi ti ho portato della farina di gran turco, perché mi ricordo che tu l'anno scorso, nella scorsa edizione, mi hai fatto una pizzetta di gran turco che mi piaceva tantissimo, e quindi io volevo chiederti di riproporla e di abbinarla al maiale. Allora facciamo così, io lo faccio con la ventresca di maiale, che non è altro che una pancetta di maiale fatta alla brace, oppure si può fare anche su una padellina antiaderente. Okay. E facciamo la ventresca di maiale con la pizza di gran turco. Wow, dai, benissimo. Allora, prima operazione dobbiamo fare la pizza di gran turco. Okay. La pizza di gran turco va fatta così. Praticamente noi mettiamo farina di mais. Sì. Ok. Pizzichetto di sale. Sì. Io prendo dell'acqua. E poi mi ricordo dell'acqua tiepida. Praticamente dell'acqua deve essere bollente. Ah, bollente. Bollente. Bene, bollente. Bollente, e se no, se non è bollente, vedi, la pizza non viene bene. Ok. Deve proprio bollire l'acqua. Okay. Deve fare proprio il bollore dell'acqua. E quando bolle la possiamo prendere e versare sul nostro, sulla nostra farina. E quindi poi dobbiamo mescolare. Puoi iniziare a girare tu. Ok. Ok, gira. L'impasto deve essere un impasto omogeneo, che profumo, non troppo duro. Sì, mi piace tantissimo. Una bella e mi ricordo delle nostre zone. Sì, si sente dal profumo. Ecco qua, quasi quasi gira bene e ci siamo. Ci siamo? Con la consistenza. Gira un altro po'. Ci siamo, gente. Sì, perfetto. Ma che profumo! Allora, io nel frattempo mi prendo un po' d'olio. Sì. E lo vado a versare in questa padellina, sempre antiaderente. Ovviamente noi usiamo l'olio goccia d'oro, che ci piace tantissimo. Ok. E se non ricordo male, adesso si deve mettere qui nella padellina e schiacciarla, giusto? Adesso la mettiamo nella padellina, sì. Puoi mettere, dopo ti faccio vedere come bisogna fare. Adesso è un procedimento un po' noioso, però con un po' di manualità si riesce a fare. Ok, benissimo, ci siamo. Adesso praticamente noi facciamo così, ci bagniamo un po' questa palettina e ci aiutiamo, perché se non ce la bagniamo si attacca. Okay. Invece bagnando possiamo tranquillamente stendere senza... Ok. Vedi come va? Ok.
altrimenti ti si attacca e non riesci mai a questa pizzetta gestirla. È buonissima, Antonio, a me piace ecco tantissimo qua. Questa è abbinabile con qualsiasi sì, cosa. Io l'ho rifatta nella pizza mia cucina diverse volte. Lo puoi fare con le verdure, sì. Lo puoi fare con e piace anche ai bambini, polperani. Che sì, non sì, è un dettaglio sì, da poco sì. E senza glutine. Sì, ah, infatti c'è anche quest'altro aspetto questo. Bene, bene. Se ci si mette un po' di verdura è anche vegana. Sì. Sai cosa ho fatto l'anno scorso, Antonio? L'ho fatta per i miei bambini, poi l'ho tagliata a triangolini e gli ho detto che erano delle maxi tortiglie. Se la sono mangiata veramente con tanto entusiasmo. Allora, Jennifer, fatta questa operazione qua, andiamo sui fuochi. Sì, bene, ci spostiamo. Allora, Jennifer, tu mi fai il custode di questa pizzetta di gran turco. Io mi vado a preparare praticamente la ventresca di maiale. Prendiamo un bel pezzo di pancetta così, non troppo grassa, e altrimenti darebbe un po' fastidio. Mettiamo anche un po' di magro e tagliamo a una fettina non troppo sottile, non troppo spessa. Ecco qua, un ditino. E ci siamo. E andiamo a mettere in una padellina antiaderente. Sì. L'olio possiamo fare a meno di mettercelo perché praticamente già ce n'ha di suo. Così mettiamo un po' di pepe. Quindi pepiamo. E un pezzettino di sale. Jennifer, quando la pizza vedi che ha fatto un po' la crosticina sotto, la giriamo. Io credo che ci siamo, tu che dici? Falla arrivare un altro po', sennò dopo è difficile da girare. 5-10 minuti di cottura. Però, una volta fatta la crosticina, praticamente possiamo girare, non stiamo a girare troppe volte, altrimenti giriamo anche questa. Fantastica. Ecco la nostra allora, pizzetta. Allora, la nostra pizzetta di gran turco è pronta. Praticamente profumata. Abbiamo fatto una decina di minuti di cottura da una parte e un'altra decina dall'altra, non troppo forte, sennò dentro non riesce ad arrivare la cottura. Bene. Adesso la andiamo a tagliare con una coppa pasta. Sì. Praticamente facciamo il taglio e facciamo tipo ecco qua un dadino. Ok, diamo una forma regolare. Diamo una, può dare la forma che vuole, noi gli diamo la forma. Tanto dopo tutti i pezzi irregolari sì, ci penso sì, io. Ci sta chi lo mangia, Ok. Tagliamo la nostra. Che profumo! Questo pezzetto. Senti come esce. Sì, odore di popcorn. Quella... Ok. Adesso ci siamo. Andiamo a prendere la nostra entresca di maiale. Ok. Adagiamo sopra bella croccante. Ma che bello! Così, in questo modo. C'è un piatto, questo è proprio perfetto per una cena. Per una cena invernale. Beh, questa è una bella cena invernale. Chi ha la fortuna di avere il camino acceso bella, può anche fare la ventresca. Se c'è il camino acceso, infatti, ancora meglio. Benissimo. Allora, qua andiamo a mettere un bel colore dei peperoni che arrosto. Che cosa fantastica! Il peperone è un'altra cosa che se abbiamo il camino acceso e abbiamo un peperone fare, ci mettiamo sì, veramente 5 minuti. Questi sono quelli che abbiamo fatto noi nel periodo estivo e ci siamo. Qua un po' d'olio lo andiamo a mettere solo nel peperone perché nella già c'è. Un olio eccezionale questo, volevo ricordarlo, veramente estratto con un metodo tutto particolare dal nucleo per affioramento, quindi l'olio conserva tutte le proprietà organolettiche, i valori nutrizionali, nonché i polifenoli. Ottimo. Allora. E qui cosa abbiniamo, Antonio? Io andrei a mettere una bella birra. Oh, torniamo per a degustare. Un po' andare al di fuori dal nostro schema. Debs Bier. Sì, questa è una birra veramente molto particolare ed è tanto che non...
che birra non la riassaggiamo. Birra di grano solina. Sì. Aromatizzata con dello zenzero. Sì, ha un gusto veramente tutto particolare. Che poi l'Abruzzo ha tante risorse, tanti prodotti eccezionali, il grano di Solina è uno di questi e quindi Deborah, che è la produttrice, ha avuto questa idea di fare una birra col grano di Solina e poi ha sempre questo tocco suo un po' geniale, diciamo, nella creazione. Anche l'etichetta secondo me è molto molto bella, quindi noi ce la degustiamo ovviamente con questo piatto meraviglioso. Tutti i giorni amici, Chef in Cucina vi aspettiamo anche domani, tutti i giorni su Rete 8. Ciao, col maiale.